Andiamo. Allora, cerchiamo, come si è detto ieri, cerchiamo di trovare il filo logico e quindi che ci porta alla progettazione. Poi vediamo, facciamo una specie di consulto per vedere. Ciao, buongiorno. Sì, dove volete, venite anche più vicino, non è un problema. Tanto non interrogo, almeno per la prima ora. Fabio Pinizzi. Io ho seguito un po' gli streaming l'ultima parte. Cioè, ho smesso di seguire appena ho iniziato a disegnare la mappa dei treni sulla carta dell'universo, mezzogiorno e mezzo. Sì. Bene, bene. Allora, cerchiamo di fare anche perché stamattina facciamo ancora progettazione proprio con il sistema di permacultura per quello che ci serve, anche perché man mano che vediamo, che facciamo, che pensiamo, ricreiamo quel contesto che voi nelle lezioni precedenti avete già intravisto. E perché? Perché ci serve, è importante, se, e l'abbiamo deciso ieri, anche di voler finalizzare questa parte teorica, pratica, e finalizzarla proprio con qualche attività o un progettino che porti con sé delle più valenze. Il primo che dia una chiara idea di fattibilità, che sia semplice, che abbia anche dei connotati logicamente di permacultura, ma poi la cosa importante sarebbe importante, un'altra volta, che fosse anche produttivo, no? Dell'idea che le cose che facciamo devono avere comunque in sé questa valenza che è importante, altrimenti diventa semplicemente un gioco. Chi si è inventato la permacultura non ha mai pensato che fosse un espediente, un gioco, ma l'ha sempre dato un connotato molto forte di produttività. E cura della persona, cura della terra, condivisione della risorsa sono i tre principi della permacultura. Nella cura della terra e la cura della persona potevano essere tutte e due raccolte in un unico soggetto che era cura della terra, perché in teoria la persona sta anche, come tanti altri elementi, starebbe nella terra. È stato fatto apposta di mettere cura della persona perché l'entità della persona è molto fondante. La permacultura, se volete, è molto antropocentrica da questo punto di vista. E capite che la produttività, il cibo, diventano un elemento fondamentale nella cura della persona. Ieri abbiamo accennato all'idea, anzi abbiamo approfondito anche cose scabrose sulla parte alimentare, però purtroppo una volta erano diciamo, eventi eccezionali. Oggi se ci mettiamo a analizzare le varie catene alimentari ci viene la preoccupazione di pensare che sia quasi una normalità, no? Quindi ritornare alla produzione del cibo e farlo in una maniera semplice, pulita, equa, giusta e onesta, come direbbe Slow Food, dovrebbe essere veramente un principio fondante e fondamentale della permacultura. L'idea è che dobbiamo abbandonare, abbattere se vogliamo, l'idea che per fare il cibo ci vogliono le grandissime estensioni, grandi mezzi, grande potenza, tanta fertilità chimica, tanta roba. L'idea invece è quella di ritornare a produrre in modo molto più contestualizzato, partendo dal basso e quindi piccole, magari medie produzioni, però ricreando un circuito anche subito virtuoso. Di scambio, di vendita, ma in contesti sempre molto piccoli, molto, se vogliamo, molto controllabili. Oggi ci siamo inventati un sistema per cui ogni cibo che troviamo sul nostro tavolino ha 25 certificazioni, in realtà manca quella più importante che è la partenza, no? È certificato il processo, è certificato, se vogliamo, sulla carta anche il prodotto stesso, però se quello che non è certificato è la qualità intrinseca del prodotto, cioè i prodotti nostri partono già con delle caratteristiche che di naturale, di sano e di equo, di giusto non hanno niente. E questo è legato a una serie di fattori economici, da un fattore politici, se vogliamo, di macroeconomia, che se vogliamo lo approfondiremo anche, conoscete il problema tra la differenza tra la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare. A prescindere, quindi, però possiamo poi approfondirlo eventualmente,
E comunque sia, per poter stare all'interno di un sistema economico produttivo, il cibo, il prodotto cosiddetto alimentare, non deve mirare alla qualità, ma deve mirare ad avere un basso costo. Stando su un basso costo, capite bene che tutto è a ribasso e quindi la produzione viene forzata, con cosa, con come? Con tanti prodotti chimici, con l'uso di antibiotici, con l'uso di ormoni, eccetera, proprio per poter riuscire sempre ad abbattere il costo orario, il costo metro quadro. Quindi cura della persona e cura del cibo è molto importante. Se non lo facciamo, qualcuno lo fa per noi. Se noi non arriviamo e non ci poniamo come obiettivo quello di autoprodurci un po' di cibo, questa spirale, questa forma di avvitamento andrà sempre avanti e sempre in quella direzione. Quindi tutti gli anni, invece di avere cibi sempre più buoni, avremo cibi sempre più scadenti. Perché? Perché ci sarà sempre qualcuno all'interno di questa terra, che è comunque un elemento finito, che a pari condizioni produrrà un costo più basso. E non è un caso che se fate caso, le nuove frontiere della produzione dell'industria agroalimentare sono il sud-est asiatico e sono l'Africa fondamentalmente. Come si fa, come si organizza la grande distribuzione che poi è figlia, ah bello, la grande distribuzione che poi è figlia della grande industria alimentare, ma sapete bene che l'industria alimentare non è un organo a sé stante, ma è veramente il braccio armato dell'industria chimica, no? Il sistema è semplice: capitali, potenza e forme di, anche se vogliamo, di persuasione vanno nei paesi sud-est asiatico, in particolare in Madagascar, il Corno d'Africa, eccetera, e comprano milioni di ettari. Comprare milioni di ettari in situazioni di forte disagio significa cosa? Avere una complicità chiaramente politica, no? Cioè non è che vanno lì e comprano al privato, comprano dietro un accordo con gli stati a fronte di presunti investimenti, grandi investimenti e di assunzione di manodopera qualificata. Prendono milioni di ettari, fanno un'agricoltura molto invasiva, molto industriale, quindi grandissimo ricorso ai mezzi meccanici di una potenza clamorosa, a sistemi forzati. Guarda caso, si dimenticano spesso di dire, di pensare che quelle persone magari che abitavano in quel territorio erano molte di più di quelle che poi sono state assunte all'interno di queste macchine di produzione. Insomma, fatto sta che vengono espulse migliaia di persone dalla terra e senza nessun risarcimento, senza niente, vengono proprio allontanati. E si usa, finché ce n'è, di fertilità chimica sul terreno. Quando la fertilità chimica finisce, siccome la maggior parte dell'investimento è fatto su beni mobili, su trattori, meccanizzazione, impianti industriali, ma facilmente smontabili, proprio come nei peggiori film, dopo 5-6 anni, quando la produzione comincia a calare, spostano tutto da un'altra parte e lasciano campi devastati, inquinati, chi più ne ha più ne metta. E le persone che da lì sono state buttate fuori non possono neanche ritornare, quindi si crea questi enormi disagi. Molti di questi qua poi ce li ritroviamo nelle nostre coste a chiedere asilo, aiuto, altre forme. Spesso dietro a queste cose ci sono anche le nostre grandi banche che fanno degli investimenti mirati, camuffandoli per aiuti umanitari. A parte questo, nota dolente. Perché produrre cibo? Proprio perché dobbiamo un po' interrompere questo circuito, che apparentemente non ha un difetto, perché è tutto certificato, è tutto fatto con l'idea migliore possibile, immaginabile. In realtà si porta dietro delle problematiche non indifferenti. Produrre cibo significa quindi, da una parte spezzare quello, dall'altra ritornare a capire che un cibo è qualcosa di umano. Cioè il cibo dovrebbe essere il frutto di un'azione umana e non il frutto di un'azione chimica, e questo ha una valenza molto importante. Vi ricordate lo studio della McDonald's per fare il muscolo sintetico? La McDonald's ha sviluppato un sistema per riprodurre le cellule dei muscoli e per poter fare dei muscoli sintetici, e questo avrebbe una valenza. Costa ancora troppo. Costa molto. Ma anche perché è normale, no? L'idea di sostituirsi al creato, insomma, porta di per sé dei problemi non indifferenti, no? E quindi questa capacità perché poi sono stati anche
cioè hanno cercato di creare il mito nel mito, no? Non è che si sono messi a ricreare, che ne so, un tessuto che se vuoi era anche abbastanza più semplice, no? Un vegetale, capite, no? Ricreare dei vegetali è molto più semplice che un tessuto animale. Perché? No, perché qual è il mito del McDonald's? Non è di certo l'insalata McDonald's, no? Il mito era l'hamburger, quindi l'hamburger serve comunque la carne. Per l'americano, se te ti togli il mito della carne, perché che è il vecchio mito della conquista dell'Ovest, cioè è la pistola e la carne, è proprio il mito dell'americano. Non puoi dalla mattina alla sera dire, bah, si cambia. McDonald's vegetariano, l'avete mai sentito? mai dire mai, però insomma fondamentalmente quello che era importante era il mito, quindi del muscolo, cioè anche quello c'è scatenata la battaglia o la guerra prima che fosse anche brevettato, fatto e cose del genere, perché etico o non etico. Per esempio, se fosse stato meno energivoro, sicuramente meno tossico, meno inquinante, avrebbe un senso. Pensate a quante vacche ci si poteva risparmiare se si fosse fatto, se venisse sostituito la carne con qualcosa di artificiale. Ne mangiamo tanta di roba artificiale, tra le due forse sarebbe meglio più interessante farne a meno di carne e conquistare altri sistemi. Però poi fondamentalmente c'è sempre il solito discorso che non è poi così certo che la roba artificiale possa sostituire tutto insieme senza nessun problema quello che la natura ci ha portato, che ci ha dato. C'è il discorso sempre lo stesso, energia, vita, nell'artificiale è difficile vederla, nel naturale comunque siamo sicuri che c'è. Se noi ci produciamo le insalate nostre, se noi ci produciamo qualche pomodoro nostro, lo facciamo sempre sicuramente a dei costi energetici più bassi anche dell'ortolano avveduto, simpatico del nostro paese, meglio ancora dell'azienda che produce a 50 km di distanza, a 100 o 200 km di distanza, no? È proprio matematico. In una logica di produrre a basso costo, con costi energetici bassissimi, non c'è niente di meglio di questo. Ora, quello che è certo è però che non tutti hanno né la voglia né la fantasia, non hanno il tempo spesso, purtroppo, perché questa che sembra apparentemente una società in cui abbiamo tanto tempo, spesso non è così, oppure non hanno quella che è famoso pollice verde, o uno preferisce magari fare tante altre cose che vanno in una direzione, tutte tranne che fare l'ortolano, perché se mica detto da nessuna parte che è scritto che tutti devono fare gli ortolani, no? Perché se fosse così sarebbe il mestiere più diffuso del mondo. Allora, e lì si interviene come? Creando delle occasioni, creando dei momenti per cui all'interno di un sistema, e si torna al sistema, se vogliamo produttivo, ci sarà chi si occuperà di fare l'insalata, ma ci sarà anche chi magari dà a quel sistema qualcosa di diverso, tipo dell'energia per andare a cercare i materiali con cui fare l'insalata, oppure fare da corriere, da tramite, per mettere in contatto chi produce con chi consuma, o ottiene una contabilità, se vogliamo, oppure si progetta il nuovo ritrovato perché questo sistema riesca a produrre insalata. Quindi l'idea che tutti devono tornare a fare tutto, l'autarchia assoluta e l'autoproduzione estrema fino ai tutto, può essere un'idea, ma non è sicuramente quella vincente, perché c'è il rischio di un classico fenomeno di isolamento. C'è il rischio di fare il forte Apache all'interno di un sistema che invece deve essere il più aperto possibile. Se fare l'autosostentamento significa investire 10 ore del nostro tempo per poter dire ce l'ho fatta ad essere autosufficiente, non lo vediamo come una grande conquista, perché si porta dietro il pericolo di un forte isolamento, e quello che guadagni dal punto di vista alimentare lo perdi dal punto di vista sociale. Che se ne dica l'uomo è un animale sociale. Il genere umano, scusate. È sicuramente sociale, ha necessità di poter, per star bene, come tutti gli animali sociali, hanno necessità di vivere insieme a simili. Ci sono forme di dominanza, gerarchia, la notte dei tempi, però è certo che vivono di più e meglio gli animali che stanno in un contesto sociale che quelli che per
forza maggiore o per problemi proprio contingenti vivono al di fuori di un contesto sociale. Quindi queste sono altre verità assolute. Quindi magari più che non fare tutti la stessa cosa, magari proprio perché è una forma di crescita sociale all'interno anche di un sistema, provare a ricreare quelle condizioni per cui ognuno possa dare il meglio all'interno di quello che fa. Però la piccola autoproduzione sociale e la piccola autoproduzione alimentare è comunque da, per almeno una volta iniziale, da provare. Perché? Perché siamo talmente tanto distanti dall'autoproduzione che è un riaffrancarsi, è un riprendersi, un rispolverare le proprie conoscenze e capire che non siamo poi così distanti dalla terra. Se io non ho mai prodotto una pianta di pomodoro, non saprò neanche quali è il valore reale di quel pomodoro che sarà nel supermercato o in qualsiasi altra situazione, no? A me possono dire che i pomodori possono costare anche 5 euro al chilo. Se non l'ho mai visto uno, non so neanche come si fa, non so qual è il materiale di partenza, posso dire va bene, 5 euro al chilo, sono troppi, pochi. Qual è il prezzo del mercato, quello che mi dice qual è il prodotto? Quindi se io non so, non posso neanche giudicare, se non posso giudicare mi possono opinare qualsiasi cosa. Nel momento in cui io mi faccio una pianta di pomodoro, fisicamente mi vado a prendere il seme o la piantina, la metto su un vaso, la annaffio, sto attento, ci perdo del tempo per creare il sistema di irrigazione, o se è una sola comunque gli do l'acqua a sufficienza, vedo che comunque mi impegno a 2 mesi e mezzo, 3 mesi, eccetera. Ho un'idea finale di qual è il valore, no? E quindi so anche distinguere nel momento in cui vado fuori a scambiare o a comprare, so anche se quello che mi viene propinato è, se vogliamo, giusto oppure non è giusto. Questo è un grosso problema, no? Aver perso il punto di riferimento. Vi faccio un esempio banale, anzi vi faccio una domanda banale. Quanto costano le patate fritte della Pai o della... che c'è la San Carlo? Il sacchetto. Sì? Costano tipo 1,50 euro, 100 grammi. Quindi il chilo? 10 arriva a spendere anche 16 euro, senza considerare quelle dell'autogrill, che non si capisce come mai. All'autogrill costano 4 volte tanto, no? In confezione di patatine all'autogrill costa 2 euro e mezzo. È sempre San Carlo, ho visto, sono sempre le stesse confezioni, cioè, me lo devono spiegare. Legale, perché un prezzo dovrebbe essere fisso a 1 euro, è solo... Infatti è salvato, non potrebbero. Quindi, però sai, sono quelli... Benetton un po' fa tutto in Italia e vai, no? E comunque, dalle 10 ai 16 euro il chilo. Le patate 10 euro, 16 euro il chilo. Quanto costa un chilo di patate nel mercato normale? Ieri ho sentito a San Michele 0,50. A quanto pagano il contadino? 7-10 centesimi, quando gli dice fortuna, 10 centesimi ci arriva a 15 euro. Fate un po' un calcolo quanto è cresciuto il prezzo. Qua abbiamo considerato le patate fritte che subiscono la trasformazione. Sì, ma non calano neanche in peso. Assolutamente, però ne fanno anche di più, forse da un chilo di patate reali. Sì, sì, no, assolutamente. Però c'è il packaging, c'è il trasporto. Sì, però per dire non sarebbe né giustificato né giustificabile, ma se si può permettere di fare, perché una confezione a 50-60 grammi, 1 euro, dici vabbè, chi è che non ti dà 1 euro, specialmente una mamma quando c'è un bambino che gli dà le zampate nei piedi davanti al chiosco, 1 euro e vai, e finisce. Però la mancanza c'è di una conoscenza fondamentale, ci fa dire che forse è un prezzo equo, cioè per molti è un prezzo equo, perché io credo che la San Carlo abbia fatto un utile l'anno scorso clamoroso, proprio perché il mercato va, la pubblicità tira, eccetera. Adesso gli fa la pubblicità a crack. Addirittura sì, fa pubblicità a crack, un metodo della... abbiamo detto ieri. Ho capito, ma... Certo, che vai in giro per Italia a dire che sei uno dei chef più importanti del mondo e fai la pubblicità delle San Carlo. Non c'è un patatina che regga, un soldi che regga. Ma io... Ciao bello! Ciao! A me quello che mi fa più schifo è Veronesi, però lo sappiamo benissimo che...
tutta a un prezzo, no? Questa è la logica di mercato, e giustamente magari Cracco si giustificherà dicendo che gli serviva del contante per fare l'ultimo ristorante di Grido nell'isola sperduta, sui faro dell'isola sperduta, dove è un modo per arrivare lì, devi fare una sudata clamorosa per farti spendere 500 euro per un patatino di patatine magari. Però sale su. Tornare a farsi un cesto di insalata è importante, perché se facciamo il conto della serva, quanto costa una piantina di insalata? Una piantina piccola? No, no, una piantina nell'alveolino. No, da noi si comprano anche a uno. Wow, un centesimo. 10 centesimi ti posso, ti può costare. Una, va, va, micragnosa, vai. Eh? Comunque, diciamo, normalmente ti costa 10 centesimi. Se una canasta, insomma, l'insalatina è interessante, 10 centesimi, 5, 10, 15 a seconda del mercato. Biologica ti costa un po' di più. E un cesto di insalata quanto costa? Comunque devi riconoscere i prezzi. Un euro, 1,50 euro a Milano costa anche 15 euro. Avete presente un cesto di insalata che costa 15 euro? 15 euro. A Milano 15 euro al chilo un'insalata biologica buona. Un chilo, un'insalata da 8 etti in chilo può arrivare anche a 15 euro. Logicamente come? Pulita, confezionata, pronta all'uso. Ok? Il valore commerciale? Un euro, che diventa 15. Perché? Perché se io ho un amico che ha un supermercato a Roma, in tutto il giorno ha 1500 presenze giornaliere, vende una cassetta con solo 6 insalate vere, verdi, da pulire, e 3 confezioni in plastica, di 3 cartoni delle insalate già pulite e confezionate, quella a 1,50 euro e quella a 15 euro. Perché c'è questa disparità clamorosa fra della stessa insalata, eccetera? Perché si è perso l'idea che le insalate siano qualcosa di reale, e sono diventate pezzi come un sapone, come qualcosa di inanimato. E la cosa più importante non è la qualità alimentare, non è il valore di salubrità, è la praticità. Cioè, della serie, vuoi mettere quanto è faticoso prendere un'insalata, staccare le foglie, lavarla sotto l'acqua, controllare che non ci sia la forbicina, eccetera, eccetera, di là. Ma è vero che si formano più batteri in queste... Allora, a monte c'è un abbattimento clamoroso e sicuramente funzionale delle cariche batteriche, però se sfigatamente, come si dice nei salotti buoni di Milano, ti si conserva per un motivo, perché un momento salta la catena, eccetera, ti si conserva qualche batterio lì dentro, quando scappa fuori è già vestito, c'ha già le scarpe, e quando vi prende vi fa fuori, nel senso, perché crei delle condizioni adatte. La ricchezza e la semplicità, cioè la gestione del sistema anche a livello batterico, è nel grande numero di famiglie diverse. I problemi nascono quando si riduce il numero di batteri e sono rimasti veramente talmente pochi che diventano dominanti, in particolare di quelli gli Highlander, quelli cattivissimi. Allora, all'interno, per esempio, all'interno i veterinari non comprano mai carni che loro controllano, se di grandi aziende di trasformazione, ma le prendono nelle piccole aziende di trasformazione, dove il livello di pulizia non è mai così spinta in massimo come nella grande azienda, perché basta avere un po' di cervello per capire che tanto più è ipertecnologico, più è pulito, e tanto più si selezionano batteri resistenti, ce lo dimostra la storia. Quindi quello che si chiama il buon sano sudicio è un valore positivo, capite? La iperpulizia, poca mostri, quando scappano i batteri da quegli ambienti così, son dolori, la viaria nel sud-est asiatico è partita da degli allevamenti apparentemente funzionalissimi, no? Nel senso, antibiotici tutti i giorni, pulizie estrenetiche, eccetera, ma quando scappano quei batteri sono bestiali.
E quello succede, è successo nella mucca, succede nelle pecore, scappano sempre dove il livello di pulizia è altissimo e raramente nell'ambiente brado. Poi escono anche lì, ma sono con cause, forme di forzature. Quindi, e te dici, c'è anche quell'altro discorso, cerco di farvelo capire molto, in maniera molto sintetica, ma anche molto vera, no? Io mi posso permettere di acquistare un'insalata a 15 euro al chilo? Se guadagno 50, 60, 70 euro all'ora. Perché se io guadagno 8 euro all'ora, se gestissi casa mia come si gestisce un'azienda, non potrei permetterlo. Perché se fisicamente misuro il tempo che ci vuole a lavare l'insalata, quindi a comprarla un euro e mezzo, lavarla e poi metterla sul piatto, non ci starei dentro ai 15 euro. Mi torna? Se guadagno 80-100 euro, sì, perché con quello che guadagno mi posso permettere di risparmiare del tempo lì. Ma siccome la maggior parte delle persone che compra questa insalata non guadagna 80 euro, spesso ne guadagna un decimo, quindi non è neanche dal punto di vista economico sostenibile. Significa che è saltato un tassello, è saltato qualche cosa, una normale progettazione anche familiare. E è saltato... C'è questa idea che meno fai in casa e più tempo hai a disposizione, e invece non è così, perché per fare meno devi fare un lavoro ancora in più per poterti permettere quello che inizialmente non sarebbe un costo così importante. Era il discorso della motosega di ieri, cioè se la motosega fosse veramente il sistema per ridurre la fatica, per renderci più sani, più liberi, se con 2 ore si riesce a tagliare legna quanto facevano i nostri nonni in una giornata, non si capisce come mai ancora i boscaioli, invece di lavorare 2 ore sole, ne lavorano 10 come una volta. Le altre 8 ore a che cosa servono? Poi ci siamo dimenticati di dire che i nostri boscaioli, io vivo in un ambiente di una montagna dove i boscaioli erano l'elemento fondante, morivano a 80 anni se avevano voglia, perché magari saranno fulminati con un po' di vino, ma vivevano 80 anni benissimo. I boscaioli di oggi con le loro motoseghe a 40 anni hanno polmoni con dei buchi così, perché provate a respirare 10 ore la miscela, perché nella motosega, non so se avete fatto caso, il tubo di scappamento non è in alto come nella Jeep, no? L'hai proprio nel muso, quindi oli per risparmiare, poi non si sa che usano dentro gli oli eccetera. E quindi, guarda caso, la schiena spaccata, i polmoni fulminati. È saltato un po' qualche cosa in questo percorso. No? L'idea di ripartire dal cibo, che è una cosa banale ma fondante, ha un senso, specialmente in permacultura, in cui si cerca, oltre a quella di fare la produzione, anche una cura della persona e una cura, se vogliamo, della terra. No? Più è diretto, più è veloce e meno ho perdite. E più risparmio dal punto di vista energetico. Se ho risparmio dal punto di vista energetico, è quello che voglio, e se produco più vicino possibile, ho anche la possibilità di avere dei terreni che non verranno sfruttati, ma verranno coltivati o condotti in una maniera normale. Secondo voi, quanti camion di insalata occorre per soddisfare l'esigenza alimentare di una città come Trani di 50.000 abitanti? Al giorno. Ve siete mai posti? Ma perché noi? Perché sappiamo benissimo che nel supermercato comunque ce l'abbiamo, no? Cioè abbiamo rimosso l'idea che la nostra città, i nostri nuclei abitativi siano dei posti dove c'è un continuo consumo, ma c'è anche una continua produzione proprio per soddisfare il consumo. Ciao bello! C'è una folla, vedi? Non ci so giustificazione. Fuori! Manco permacultura. Questa è permacultura, ragazzi. 3. Neanche una, 3. Vai tranquillo. Quindi qual è il sistema? Bisogna riprenderci un po' a capire, no? Allora. Normalmente, sapete che è una cosa anche ancora caratteristica di questo periodo storico, momento storico, si consuma più carne dell'insalata, perché in questo momento l'insalata ha dei costi a volte superiori alla carne. Cioè, è come dire
è come dire la Coca-Cola o l'acqua minerale, quando trovate su un bancone un'acqua minerale, una Coca-Cola che costa più del vino, bisognerebbe preoccuparsi. Ma infatti, sì, è proprio questo, no? Non è il valore intrinseco del valore della carne, ma è, a me vengono dei grossi dubbi, no? Sapendo quanto ci vuole a fare un animale, sapere che costa meno dell'insalata, o l'insalata è esplosa, o dall'altra parte c'è una carne che è andata verso il basso. Non può esistere, no? Non può esistere un vino che costa meno di un'acqua. Una bottiglia di Evian, acqua francese, Perrier, costa quanto un buon vino, ma con DOC e G. A me sembra normale, ragazzi. È da pazzi, no? Perrier era intelligente. Hanno creato questo mito fino alla fine dell'Ottocento. Ma bisogna capire se sono intelligenti loro o coglioni gli altri. No, secondo me c'è un po' di... Allora, comunque, l'insalata normalmente prima nella nostra decantata dieta mediterranea comunque era un elemento fondante, no? Perché l'insalata da sempre elemento fondante? Apporta minerali, vitamine, piena la pancetta, è facile, è l'alimento, se vogliamo, a disposizione di tutti, e quindi all'interno un chilo di insalata, se mangiate un chilo di insalata con due fettine di pane, è un pasto completo, no? Si costa per un costo onesto 50 centesimi, 60 centesimi, e siete, mettete 20 centesimi di pane e siete a posto. L'equivalente è una fettina da un etto, un etto e mezzo, due etti, cioè da due etti di partenza, un etto cotta, ma sono comunque l'equivalente di 4 euro, 2-4 euro, a meno che non vi arriva la fettina già cotta a 80 centesimi, e qui lì so problemi e dolori. Ma comunque sia, avere un'idea di quanto energia, quanto cibo arriva in una città è il miglior modo per poi progettare e per capire. Perché se in una città mi arriva 50.000 abitanti, diamo per scontato che almeno un quinto degli abitanti mangia un'insalata, non si fa altro che moltiplicare il consumo, eccetera, eccetera, esce fuori 20-25 camion di insalata al giorno. Cerchiamo di riportare 25 kg, 25 camion di insalata al giorno, proprio la cassetta, cerchiamo di riportarla su un'estensione di terreno. E si capisce a quel punto quanto dovrebbe essere grande la superficie dei terreni adibiti alla coltivazione delle insalate per quella città. L'abbiamo fatto su Roma e è uscita una cosa caratteristica, cioè se tutta la Roma mangiasse le insalate prodotte nel circondario di Roma, si arriverebbe fino a Bolsena, tutta a campi, tra insalate, pomodori, cetrioli e chi per l'appena. Chi conosce Roma sa che quando ti avvicini vedi da lontano il chiarore o lo smog, ma difficilmente vedi campi coltivati. Ci avete fatto caso? Provate da qui in avanti ad andare verso una città e guardarvi intorno. In teoria intorno ci dovrebbe essere tutto cibo. E vi sorprenderà il fatto che non si ne vede. Qualche campo di meloni, sì, ma insomma, robetta. Tarquinia, che ha fatto la fortuna di Roma antica, un decimo delle terre sono coltivate, il resto no. Tradotto in soldoni, in tutta Roma si consuma neanche il 10% di cibo, di vegetali, provenienti dalla regione Lazio. Non dal comune di Roma, dalla regione Lazio. E il 90% da dove viene? Boh. No, ma l'altro 90%, la regione Lazio produce più del 10%. Sì. Ma lo stoffo da altre parti. Abbiamo creato questo sistema famoso che le merci girano come un uccello impazzito, però, boh, nel senso, come fai a stare a dei volumi così grandi e essere sicuro che quell'insalata, visto che si fanno a campione, su tir, su camion, su vascelli, eccetera, è quella che era di partenza lì. Cioè, abbiamo creato un mostro per cui parte a 10 centesimi, arriva a 1,5 euro, arriva a 15, senza né senso né capo né co. No, perché chi comanda, logicamente, quando abbia stato fatto il WTO, tutte queste storie, Poi ti dico che devi essere libero di poter prendere dove voglio, libero marcato, perché tu puoi obbligare a comprare acqua. Se metti un fermo, un dazio cosiddetto, sei contro, ma non contro, non è che ti si presenta all'avvocatino il vostro coetaneo, amico, eccetera. Vi si presentano in tre con delle valigie
E dopo 5 minuti ci avete i sigilli in tutta casa. Capite, no? Quindi c'è questo scollamento. E noi che diciamo, come abbiamo detto anche ieri, facciamo la guerra a questi? Non esiste, no? Allora, da dove ripartiamo? Ripartiamo dall'autoproduzione, che finché non ce lo vietano, è una forma intelligente, semplice, a basso costo, per poter ricreare un sistema virtuoso. La cosa interessante è che spesso è anche divertente. E quindi siamo qua proprio per far questo. Finiamola sul cibo, perché tanto poi ne avremo modo di rimbalzo di vederlo, perché ne riparleremo anche, e vediamo come si può quindi a questo punto riprogettare ripartendo da quello che abbiamo. Siamo in una città, non abbiamo a disposizione delle grandi estensioni, la Puglia è sempre stata una delle regioni più produttive, oltre che dell'olio, ma anche di ortaggi, no? Cioè, è sempre stato tantissimo, perché i terreni sono sicuramente fertili, là dove c'è acqua, le temperature con i terreni e acqua hanno sempre dato un grandissimo contributo alla produzione di grandissime quantità di verdure, e quindi normalmente qui forse qualche problema in meno rispetto a altre regioni sicuramente c'è. Però andiamo a ragionare nei termini giusti: come facciamo ad avvicinare a noi la produzione? Le mettiamo all'interno di un concetto di permacultura e a un concetto di progettazione. Quindi possiamo semplicemente prendere un campo in affitto e fare un orto nelle forme più semplici, dalle più banali, anche se vogliamo anche in monocoltura, solo insalate se all'inizio è necessario. Possiamo invece creare un sistema più complesso che si porta però dietro, proprio nella complessità, si porta indietro delle valenze che fanno sì che è più semplice e meno costoso dal punto di vista energetico. Se io faccio un orto da singolo, da solo, e faccio una sola coltura, l'anno che mi va bene sono iper ripagato sia della fatica che della soddisfazione anche personale, ma spesso succede che non va bene proprio perché è tendenzialmente un qualcosa di unico in un contesto di sistema, che invece cioè in un contesto in cui si cerca la sistemicità. Fare un'insalata, anche se lo facciamo con amore apparentemente, e fare solo insalata all'interno di un campo, di un orto, un solo elemento, come abbiamo detto ieri, si porta dietro tanta criticità. Perché? Perché gli ecosistemi non sono fatti per avere un solo elemento. Abbiamo detto ieri che quando non sappiamo come risponderci, quando non sappiamo quali a una domanda che ci viene da dentro, no? Magari dici, ma la pianta la metto più alta o più bassa rispetto alla terra? Metto più o meno concime, più o meno pacciame, cose del genere. La cosa migliore è andare in un bosco, giusto? Perché il bosco ti dà subito delle informazioni che normalmente non ricavi, o così velocemente non ricavi in un libro di testo. Il bosco naturale, anche il più, se vogliamo, il più caratteristico della serie. Chi conosce di voi i boschi? Chi va per boschi, foreste? Da questo punto di vista qui in Puglia non ci siamo. La foresta umbra d'Aleppo, Cembro, che c'era, poi si è detto. Cosa c'è la foresta umbra? Cerrete, Quercete, Sughere. Sì, per esempio qui su Lamugia c'è una parte del bosco d'acqua che è ancora storico, però la maggior parte su Lamugia sono tutti i boschi vitivinicoli. Quercete cereali c'è vicino al Tamura, il bosco di Pompei, però non so tu che estensione intendi. No, ma proprio il classico bosco naturale, no? Per esempio da noi c'è delle faggete clamorose di migliaia di ettari, oppure castagneti, oppure. A noi ci piace vincere facile. Quando andate in un bosco naturale, prima di tutto lo sentite, no? Perché la differenza sostanziale è proprio la sensazione, no? In un bosco naturale sentite la quiete e la tranquillità. Se andate in un bosco artificiale spesso non lo sentite. Anzi, ci sono quelle figure, quelle forme simmetriche che danno veramente fastidio dal punto di vista visivo, no? Perché i boschi ripiantati, specialmente quelli in Cembro, Leppo o tutte le parti delle resinose, sono messi a filare, no? Lo sapete? Cioè, proprio si prende un territorio, si tirano le ordinarie, le parallele, le orizzontali e le verticali come un cruciverba, e a distanza prestabilita si mette una piantina.
se andate in un bosco naturale non esiste questa, infatti, questa sono, cosa. E anche da un punto di vista proprio di piacere del cammino nel bosco, cioè io che sono anche appassionato di montagna e quindi vado quando mi capita, cioè vado spesso un po' vino, la maiella, cioè non, i boschi nostri, cioè noia, sono dei filari di coltore e conifere, è tutto così, c'è nient'altro sotto il bosco, diventa piatto, tutto con aghilpino. Che poi notoriamente le conifere sono molto adatte nei posti caldi dove ci sono gli incendi, no? È proprio la pianta per eccellenza. Abbiamo sostituito le sughere che resistevano agli incendi con cosa? Con i barili di petrolio, che vengono chiamati anche barili di petrolio le conifere, perché bruciano con una facilità che è pari quella di un barile di petrolio. E a parte quello, a parte ricordarci spesso che non è che veniamo da un periodo molto florido per l'intelligenza applicata, ma la cosa che proprio si sente è che un bosco artificiale è artificiale, non ha una vita naturale. Ogni tanto infatti parte la classica patologia, e le vedete mezzi morti per un motivo qualsiasi, poi magari arriva un vento importante, lo stesso ne fa una strage clamorosa. Andate invece in questi boschi apparentemente, cioè in questi boschi veramente naturali, e vedete che è rigoglio, stanno bene, cioè le forme sono diverse, difformi eccetera, ma molto molto più in equilibrio. Se noi riprodurre nei nostri orti lo stesso schema della forestazione artificiale, è sbagliato come lo è all'interno del bosco. Dobbiamo creare anche ancora una volta all'interno del nostro orto quella diversità che fa diventare forte il sistema, e che invece abbiamo perso negli anni perché abbiamo messo in uno schema mentale l'idea che l'ordinato sia più efficiente. Ritorna? Anche i nostri nonni, lì sono stati fulminati dai consorzi agrari, quando sono andati a fare gli orti hanno ragionato proprio in termini di spazio, superficie e numerica, no? File ordinate di pomodori, file ordinate di insalate, file ordinate di vari altri elementi. Perché? Perché sono passati dal caotico all'ordinato? E questo nei secoli, per la lavorazione. Proprio per la lavorazione, perché prima con la zappa potevi anche schivare, no? La zappa, immaginatevi dire la zappa, te con la zappa non è necessario che tu vada precisissimo. Quando abbiamo introdotto gli animali, cioè te gli asini li puoi fare anche fare le curve, ma ragazzi, non è così semplice, no? Quindi molto più semplice è andare dritto. Poi l'asino ancora più semplice, perché l'asino fisicamente va proprio una zampa avanti e quell'altra avanti ancora, e se lo metti a filo va dritto come un filo. Invece i vitelli sono più difficili da gestire, quindi scartano, e è molto più complicato. Quindi la meccanizzazione ha portato alla creazione dei sistemi apparentemente ordinati, ma poco, per niente produttivi dal punto di vista naturale. E l'abbiamo riprodotti anche nel tempo, l'abbiamo riprodotti anche all'interno dei nostri orti. Questo ha fatto sì che ci siano delle concentrazioni troppo importanti di una sola pianta in un sistema, no, non è un sistema, in una zona, e questo logicamente è come gli uomini, noi abbiamo a disposizione degli spazi di vita, no? La distanza, normalmente la distanza, una sfera di resilienza, insomma, ma di rispetto, sarebbe una persona ogni 8 metri. Ogni qualvolta non abbiamo questo spazio di fuga, questo senso di ampiezza, andiamo in stress. La mensa classica, la fila alla mensa, a chi è che piace? Trovate uno che gli piace fare la fila alla mensa, almeno al Mariuolo che... Qualsiasi fila, no? Al campo sportivo, anche quando andate a un concerto, quel momento in cui aspettate che siete in fila... Sì, ma anche per esempio anche fra conosciuti, le case, la dimensione delle stanze eccetera, sì, un po' questi principi, non è che i romani che si sono inventati le prime stanze l'hanno fatto senza considerare questo, no? Chi è che va in barca di voi? In barca. Sembra strano, in paese di mare non ci va nessuno. Bastardi, non ultimamente, proprio il peggio dei peggio, ma qua sì. Qua si raccoglie proprio il peggio. Allora, chi va in barca sa benissimo che dopo c'è uno spazio, c'è un tempo stabilito, entra la malattia del navigante, no?
persone, coppie, marito e moglie, amici da una vita, dopo 7, 10 giorni, 13 normalmente, massimo 13 giorni, incominciano scazzeggi, botte, cioè si salta l'equilibrio mentale. Le vacanze in barca a vela 4 giorni sono molto delicate, ma no, pure 4 giorni se non il gruppo non è omologato. Ma verissimo, nel senso, perché lo spazio vitale è talmente poco che saltano i nostri riferimenti storici e quindi c'è una sovraesposizione di stress e spesso va tutto in vacca. Posso? Ma con il concetto di ordine nell'orto, no? Allora, io capisco, almeno sono arrivato che magari infilare il suo pomodoro non ha molto senso, ma se io facessi infilare, quindi una linea, quindi geometria, e facessi, non so, pomodoro, insalata, basilico, una consociazione, è comunque sbagliato utilizzare questo senso di ordine? E non è così sbagliato, è meno sbagliato di quanto sembra, perché hai cominciato a inserire altri elementi, no? Poi, per una questione di spazio, a volte è anche comprensibile fare, per esempio, un filare, perché magari nello stesso tempo è un filare di pomodori, ma è anche un frangimento o un sistema di ombreggiamento. In quel caso, sfrutti entrambi. L'importante è non creare, oltre che i filari, l'unicità. Cioè, più vai verso i poli, meno verso il mono e più ci azzecchi, come direbbe. La questione non è veramente di ordine visivo, no, o no, no. Sì, l'unicità. Il filare, per esempio, si porta dietro delle criticità che sono oggettive. Ci sono degli insetti, ci sono delle larve di insetti in particolare, che vanno proprio per linee dritte e attraversano una notte e giorno il terreno. Quando beccano una pianta, ok, se hanno la fortuna di prendere il filo, vedrete che il giorno dopo va fatto fuori la pianta successiva, poi dopo un po' di ore la terza, cioè tant'è che se uno conosce qual è la larva, si mette lì con pazienza, fa uno scassettino fra una pianta e un'altra, perché tanto sa che da lì deve passare e l'ammazzi. Però per dirti che in natura le forme dritte sono molto più pericolose che non le altre, perché in natura quando si seminano le piante mica cascono dritte sugli angoli o sui vertici di forme geometriche, no? È il caso che è molto importante. Spazi limitati e quindi per logica mettiamo dei semi della stessa pianta in fila, però in permacultura poi sappiamo che noi sfruttiamo gli spazi tra uno e l'altro mettendo qualcos'altro, in quel modo non è già più una linea, cioè il semplice fatto che io faccio crescere qualcos'altro che è un'altra forma, un altro tempo, un altro assolutamente sì. Scopo, ho già interrotto, diciamo. Sì, la pista d'atterraggio. Cioè, è una linea apparente, cioè, perché sto sfruttando uno spazio che è quello, quindi sì, magari. Poi non ho mai approfondito la questione perché non l'avevo parlato più di una volta, però alcuni dicevano che non era così, altri così, ma in Puglia nei boschi denti, per esempio per quanto riguarda la foresta mercadante, ma anche altri, sono stati fatti perché per reintrodurre poi la quercia. Allora ho messo la conifera perché le conifere con gli alghi acidificano il terreno e quindi. Ora mi fa dire cose che. Però siccome è un terreno carsico, quindi non so che pH c'è anche alcalino, quindi lo devi acidificare per riequilibrare per l'introduzione, perché quando c'era la perceta c'era molto bosco, oggi praticamente l'uomo ha cambiato proprio, gli anni ha cambiato. E niente, quindi. Loro dicono che però la conifera ha avuto il sopravvento, cioè che quello che doveva acidificare per poi reintrodurre, se poi tu non lo introduci perché non ripianti in mezzo a altre qualità, è naturale che si acidifica troppo il terreno, perché là gli aghi continuano ad accumularsi. Cioè, è possibile questa cosa? Sì, è sicuramente possibile, ma se andate nel Carso, proprio nei monti del Carso e anche su nei Friuli, da dove spesso sono state portate queste piante, esiste questo problema, la matrice è sempre la stessa, ma è facilmente superabile in un contesto di naturale perché nascono e ci sono le spontanee locali, no? Che fanno queste famose macchiette
e da lì poi si ricreano le condizioni per cui rinascono le piante autoctone e con il tempo da lì si risparmiano, no? Si ridiffondono su un territorio. Se invece noi facciamo ettari, ma ettari su ettari di una sola specie, a voglia, prima che ti ritorni il tutto, ma veramente passano i secoli, magari passa proprio quel periodo che poteva essere utilizzato per rifare un'introduzione di un querceto, ma ce lo sei giocato per la strada fondamentalmente. Il problema è proprio questa idea unica, no? Cioè, il problema si risolve con una soluzione unica. È finito il bosco di querce? Allora, come facciamo? Non è che abbiamo pensato si può fare 20 tipologie diverse di sperimentazione, cioè. Perché gli costa di meno. Perché sembra che tutto sia legato al fatto che anche appena dopo la guerra, subito, c'era il maledetto costume italiano delle, diciamo, delle tangenti del vivaismo del nord, no? Perché sì, perché è una delle tante spiegazioni che viene fuori. Fare innanzitutto in vivaio fare i pini è molto semplice, poco costoso e efficace. È stata una tecnica apparentemente. Da noi è stato piantato il pino austriaco, no? Notoriamente in Toscana, ma chi l'aveva mai visto? Ettari e ettari di pino austriaco. Sicuramente c'era una tangentina che partiva dal nord. E l'eucalipto anche famoso, no? Ai tempi di Roma l'eucalipto era una pianta autoctona, cioè fa specie, perché sai, se dici lavori in un deserto non hai niente, da lì si riparte, cioè, ma che proprio si lavorasse con materiale esotico in una nazione che è coperta per i due terzi di bosco, insomma, suona strano, no? L'idea era, perché era semplice fare questa maniera? Perché era perché è semplice progettarlo, no? Allora, innanzitutto qualsiasi manovalanza, anche la più bassa della più bassa, può essere facilmente convertita a fare quel lavoro. Si prende un terreno, ci si mette fisicamente dei filamenti, si parcellizza, zappa e pala, un tanto a buca, in una giornata quante più persone metti, cioè, sicuramente è stato fatto anche nel momento in cui c'era bisogno di far lavorare le persone e quindi i costi bassi, però anche funzione sociale. Di questo non possiamo neanche poi essere proprio così contrari, ma di quello che siamo sicuramente evidente a tutti è che è stato proprio sbagliato il pensiero e la realizzazione, no? Ma proprio perché, come sempre, cerchiamo la soluzione più semplice, la più veloce, invece di metterla in un contesto di una progettualità più complessa e magari un pochino più lunga, ma che dava sicuramente risultati. Perché la cosa più clamorosa è che se ora noi tagliamo tutte queste pinete, abbiamo perso 60 anni. Perché non si è creato un centimetro di terreno utile, cioè abbiamo perso fisicamente 60 anni per fare un materiale scadente che nessuno vuole, se va bene lo macinano e ci fanno dei pellet, perché dal punto di vista commerciale non vale niente, i terreni non sono stati migliorati nel modo più assoluto, là dove invece perché piccole zone, perché troppo distanti, perché non c'era necessità di far lavorare le persone, non è stato fatto niente, è ritornato un bosco bellissimo e naturale. Fra le due era meglio lasciar perdere, far fare la natura, se vogliamo, che fare lo scempio che abbiamo fatto. In quel momento, soprattutto nella prima della Musa, rispondeva all'emergenza degli alluvioni, quando sono stati, perché Bari è stata, cioè, completamente inondata, quindi la testa metterà è tornata per quello, cioè è stata rimboschita perché... Sicuramente. E siamo d'accordo, sicuramente a monte ci sono stati dei motivi importanti, però è il risultato che è stato sbagliato, ma perché la visione non era illuminata. Se facciamo le cose così è come continuare a pulire i fiumi con l'idea che sia colpa dei fiumi se ci sono inondazioni. La colpa non è dei fiumi se c'è l'inondazione, ma di tutto ciò che sta a monte, cioè si cura la malattia, ma cioè si cura la manifestazione, ma non si cura la malattia. Beh, anche una questione di magari chi poi va politico, amministratore di turno, locale, nazionale, ha bisogno di un riscontro abbastanza veloce, breve. Perché dura 5 anni, sì. Anche questo, sicuramente non c'è una causa sola, sicuramente c'è tante cause, una sopra l'altra, ma il risultato è questo. Dal monte, il paesaggio è costituito da piccole macchie di boschi, diciamo, originali, però molti sono artificiali e dicono che è stato fatto anche per un motivo di sicurezza idrogeologica. Perché si trova su una collinetta, si arriva a 500 metri appena, però serviva, diciamo, a
cautelare, insomma, la zona dal punto di vista idrogeologico, però mi hanno fatto notare la differenza tra il disordine, diciamo, naturale e l'ordine che non prevede nemmeno le vie di fuga nel caso di un incendio. Cioè, mi hanno fatto notare da dove siamo scesi dall'acqua, com'era tutto il pietriccio così, perché diciamo era roccia affiorante e magari è una via di fuga per, nel caso di un incendio, non so, un corridoio ecologico, insomma, mentre nella parte artificiale, ex nuova, artificiale, si vede la geometria, addirittura si vede, diciamo, in alcuni, diciamo, quadrati, cioè fatto solo il contorno con gli alberi al centro, quindi garantiva di più dal punto di vista dell'antincendio, dici? C'era questa sensazione che era più semplice gestire un artificiale in un caso di incendio perché c'è delle vie di fuga? No, al contrario. Il naturale, diciamo, si lascia, diciamo, la zona, diciamo, con la pietra affiorante, diciamo, così com'è. Sì, anche perché poi, onestamente, anche quel discorso delle vie di fuga o degli spazi fra le strade fatte apposta dentro ai boschi per gli incendi, dal punto di vista anche poi di efficienza, lo sapete benissimo, che se sono in senso in pianura non è un problema, ma se le fate a ritocchino nella collina sono quelli i camini di fumo cosiddetti che aumentano ancora di più il pericolo di incendio. Insomma, ne abbiamo fatti di sbagli in giro, ma perché? Ma abbiamo considerato i boschi come entità artificiali. Cioè, tutti gli altri spendono un po' di soldi per rifare tutte le frangifuoco, quindi hanno fatto tutti questi boschetti finti, tutti tagliati al centro da ste strade che brutte poi perché passano con il macinapietre, anche lì perché quelli fanno con il macinapietre per appiattire lo spazio, ogni anno ci ripassano, tagliano tutte, per tutta sta terra nera, piatta, ste autostrade, a volte anche. A volte percorribili si danno delle strade se vuoi fare il giro in bici, altre volte comunque pesanti, col terreno pesante, manco percorribili. E che non servono, se cioè, non lo sapevo solo fatto che non serviva anche che magari se il terreno non è piatto. Ma perché abbiamo a disposizione un sacco di energia? E quindi ci possiamo permettere di inventarci o forme di lavoro, o forme di. Capito? Ma nel momento in cui non c'è più abbastanza energia, saltarebbe tutto e tornerebbe. Sapete che anche come dove siamo arrivati oggi, apparentemente abbiamo costruito cose favolose, cartacee, eccetera. C'è uno studio americano che dopo 80 anni, se oggi si interrompesse la nostra civiltà, per un motivo qualsiasi, dai Big Bang a una meteorite, un'altra volta, o a batteri, chi per noi, 80 anni non rimarrebbe traccia di ciò che abbiamo costruito. A meno di cose proprio eccezionali, ma il resto verrebbe tranquillamente annientato dalla terra. Quindi cioè, siamo in un momento storico in cui ancora ci vediamo la possibilità di inventarci soluzioni, ma in realtà è perché se abbiamo tanta energia a disposizione, ma non è finita, nel senso prima o poi questo non sarà, no? Abituiamoci a pensare che se partiamo dal nostro piccino possiamo fare qualcosa, ma se aspettiamo la soluzione che venga dall'esterno grande e veramente innovativa, qualche dubbio ancora pervade, no? Allora, assodato che dobbiamo produrci questo cibo, come facciamo a fare diventare un orto da un semplice esercizio di orticoltura a un progetto di permacultura? Lo facciamo, lo contestualizziamo in questa città e lo dobbiamo fare proprio fisicamente. Con tutti i crismi, in modo che oggi possiamo farlo una progettazione su un terrazzo, ma domani potete farlo una progettazione su una città intera o su una provincia, su una regione, addirittura su una nazione intera, perché questo ti è permesso. Cambia l'ordine di grandezza, ma i principi sono gli stessi. È logico che se io devo progettare la Puglia non lo farò neanche in un anno, ma lo farò in molto più tempo. Ma se devo progettare un orto, può darsi che il famoso anno ci abbasta. Però i principi di progettazione sono sempre gli stessi. Quindi ora facciamo proprio i principi di progettazione, come si progetta, come si arriva alla soluzione di progettazione, in modo che poi, con lo stesso modo, possiamo progettare tutto. E lungi da pensare che quello sia il sistema vincente. Questo è il sistema di progettazione in permacultura. Ce ne saranno più efficienti in altri ambiti, ce ne sono molti meno efficienti e sicuri che ci pervadono, che ci circondano. Questo è un sistema che però
in ambienti urbani e suburbani, ma anche in ambienti, se vogliamo, di campagna, danno dei buoni risultati, o perlomeno ci fanno risparmiare un botto di energia, che è quello che vogliamo. Allora, come chi di voi ha la mappa, noi ieri abbiamo accennato all'idea di ricavare... Allora, noi abbiamo, dobbiamo fare, possiamo fare più lavori, un lavoro a monte che è un lavoro molto di cartografia, molto di ricerca, come si è accennato anche un po' ieri. Quindi si va a fare su carta il nostro spazio, che sia anche un orto, ma anche un balcone va riprogettato e va ridisegnato, perché vi vedremo che anche in un balcone di 4x2 si possono ricavare delle zone, proprio perché dell'idea, l'idea è quella, non è più 4x2, abbiamo detto che diventa almeno 3 volte tanto, quindi 4x2 sarebbero 8 metri quadrati, al fatto che possiamo costruire l'altezza in verticale, quindi invece di avere 8 metri quadri ce n'è perlomeno 24, 24 metri quadri è già un buon orto, a Java, cioè in Java, ma anche nel sud-est asiatico, condizioni climatiche sempre, cerchiamo sempre di contestualizzare, la dimensione media degli orti produttivi per casa è 30 metri quadri e ci ricavano un botto di cibo, ma un botto di cibo, cosa, come? Logicamente devi andare per forza in verticale, ok, e devi produrre cibi, cioè cibi abbastanza importanti e non magari che hanno una sola produzione annua. Sullo stesso tipo di terreno fare più coltivazioni, cominciare dalle primaverili e arrivare a coltivare fino alle autunnali, se non le invernali, cioè va cercato proprio di va reso il più produttivo possibile, quindi in un balcone il metro quadro inutilizzato non ha senso, no? La zona 5, se ve l'hanno accennata, della permacultura, in un balcone non ha senso. La zona 5 non ve l'hanno accennata, è la zona dove noi non ci mettiamo le mani. C'è il bosco. Dove un bosco, una palude, uno stagno, un qualsiasi cosa dove non è presente, non è prevista la nostra presenza. È fatto apposta perché quel territorio, quella porzione di territorio che noi abbiamo a disposizione, giochi i suoi ruoli, faccia da sola. E quello però è molto importante perché ci serve per capire quali sono le tendenze di un posto, quali sono gli animali, le piante autoctone e come si evolvono all'interno del contesto in cui siamo. E quindi da lì ricaviamo un sacco di informazioni per il nostro lavoro, se vogliamo. Quindi c'è questa parte cartografica, disegno, eccetera, mappatura, la parte storica, andiamo a ricercare le notizie storiche. Perché Trani è così, perché ha scelto questo materiale, per esempio, a me che ha colpito molto, sono questi marmi, no? Questa bellissima roccia, è un elemento, va progettato, va capito, può essere anche questo, può essere utile, può entrare in un contesto giusto, può essere un problema, insomma, come tutti gli elementi vanno analizzati. Dobbiamo andare a vedere ad esempio le carte geologiche, le carte pedologiche, le carte vegetazionali, tutte informazioni che ci dicono ad esempio sulla carta vegetazionale, se vogliamo fare degli orti capite che sapere quali sono le piante spontanee presenti eccetera ci danno un buon ritorno. In una città le pendenze sono meno importanti, ma comunque sia un'idea di dislivelli, di curve di livello, di zone sottomare, zone sopra il livello del mare, eccetera, possono essere utili. Ti chiedo se esiste qui una carta vegetazionale e dove si trova? Boh, non lo so, a volte succede, per esempio da noi abbiamo avuto... La carta botanica, carta botanica, ma quasi sempre ci sono, perché quello che diamo per certo è che magari l'istituzione le faccia, no? Invece la maggior parte in questo momento le fanno le associazioni, gli amanti dei giardini, tutte cose molto più, più leggere. Ma perché, cioè, per esempio, il piano paesaggistico, si mettono le carte di vegetazione a
perché certo. La Puglia sta sopra l'avanguardia, assolutamente. Quindi secondo me tra la mole di informazioni che tu hai, la maggior parte sono tutto là. C'è un sito, c'è il sito là, informativo territoriale. Informativo territoriale. Che hanno attinto molto materiale in questa zona dalla BAT, dal parco Nord Arezzo Fantino, hanno fatto un progetto, diciamo, e hanno tirato fuori diverse cartografie in cui c'è oliveti, mantoletti, cioè, si vedono proprio per aree, per larga scala. Sì, però comunque abbiamo sempre dei riferimenti, no? Perché quelli ti danno la visione di massima, poi va visto se nella visione di massima può essere ricalata sul territorio preciso e da lì visto se effettivamente c'è connessione fra le due cose. E si ricava di solito un sacco di informazioni, capito? E non mai dire mai disperare, perché o privati o pubblici spesso su queste parti insomma se ne ricava. Magari le trovate poi piantate nel classico armadio, impilate montagne di materiale che nessuno ha avuto a disposizione, perché questa finisce spesso così, però magari quello è il modo per rispolverare un bel lavoro fatto negli anni precedenti e dargli un po' di visibilità. Poi abbiamo ad esempio sottovalutate le carte dei terremoti e le carte degli incendi, cioè andare a vedere se è la zona sismica, non lo è, gli incendi, quando, come, perché si spartono, eccetera. Nelle progettazioni di permacultura la carta degli incendi è fondamentale, perché quando ho iniziato io 14 anni fa in Italia neanche se ne parlava di mettere in un progetto il rischio incendi. Ultimamente in ogni buon progetto viene messo, perché il numero degli incendi, piccoli o grandi, tutti gli anni è tanta roba. È notoriamente per autocombustione. Eh sì. No, quello no, quello è molto più locale. In tutta Italia si spensa con la permacultura, ma è molto più locale. Quello purtroppo, Corpo Forestale dello Stato mi dà delle informazioni, o gli enti parco, o altre situazioni. Sei già andato te? Ah, quindi non... Bene, questa è un'informazione che fa comodo a tutti, quindi ci sono anche delle mappe sui siti internet. Mappa degli incendi, ovviamente, con il menu a discesa. Del tuo territorio, la Puglia. Come no? Vedete, non mai disperare. A volte. Comunque, recupero il sito. Perfetto, così lo mettiamo a disposizione a tutti. Per esempio, noi abbiamo la fortuna, in Toscana c'è il catasto leopoldino, no? Che è stato fatto quindi dai Lorena, e c'è tutta quanta la mappatura del 1852, quando era? Ce n'era uno anche precedente, e tutta la regione, il Granducato, era praticamente già censito un secolo fa. Ti vai su internet, ti scarichi quello che ti serve e sai uno storico di 200 anni sul tuo terreno. I più sono comunque dei contorni, il classico catasto, però ricavi dai nomi della toponomastica l'indirizzo di quella zona, per esempio. Il mio potere si chiama Secchieto, non vi aspettate grandi cose, perché un potere che si chiama Secchieto non è fortunato, peggio ancora quello che si chiama Pietrafitta, Pietra Porcina, cioè tutti nomi evocativi ma favolosi, perché ti danno l'indirizzo, meglio ancora quando sono legati ai nomi delle piante, quindi Sugarella, Querciaiola, Querceto. Assolutamente. Assolutamente sì, queste sono tutte informazioni, nella parte militare lo stesso, ora la mettono a disposizione perché non sono più strategici. Uno dice, ma che ci si farà mai? Invece le mettete una sopra un'altra, no? Fate dei lucidi, la stessa cartografia, con la stessa, diciamo, scala, eccetera, vi escono fuori tante di quelle informazioni che dite, ma non valeva la pena. Il sistema GIS. Sì, bravo. Bellissimo. Io no, però l'ho visto, i miei amici lo sanno fare, bellissimo. Praticamente metti insieme tutte quante queste informazioni, sono tipo puoi fare con dei lucidi oppure lo fai con i computer e ti vengono una sovrapposta all'altra, no, queste informazioni che hai, foglio per foglio, carta per carta. Posso chiedere
progetto, diciamo, più a grande scala, per dire, per la città di Trani, che, come hai detto prima, cioè, ha come risorsa la pietra. Noi abbiamo diverse cave dismesse, quindi grosse zone, agrumeti, possono essere, diciamo, utilizzate per dei progetti di orti. A voglia, ma figurati lì come sarebbe utile, perché nello stesso tempo una cava dismessa è un grande, innanzitutto sarebbe un grande punto progettuale della serie, veramente da. Ma ci sono dei microclimi clamorosi dentro la cava, no? E quindi ci sono le parti più assolative, le parti invece più a ombra, quindi movimenti anche di masse. Normalmente ci sono dei volumi spaventosi. Avere volumi a disposizione spaventosi, cioè, puoi fare veramente grande roba anche dal punto di vista architettonico. Ma una cosa che ho cercato di farvi capire ieri, ma che ve lo ridico per questa volta perché non tutti c'eravate. Nell'agricoltura convenzionale, cioè quella che è di fronte a noi da tutte le parti, è molto importante il concetto di terreno fertile, no? Innanzitutto si cerca di lavorare nei terreni fertili e poi, proprio se siamo costretti, andiamo a finire nei terreni di Bodramoggia a macinare le pietre. Nella permacultura, se c'è una cosa di cui non ci preoccupiamo, è della fertilità del terreno. Noi lavoriamo tutto su volumi e su superfici, ma più che altro volumi, perché il terreno, se non è anche fertile, siamo in grado di poterlo far diventare fertile. E quindi è proprio, capite, è proprio un ribaltare il concetto di agricoltura. E la cosa che manca, la cosa che è sempre deficitaria per la permacultura sono gli spazi, i volumi, ma non i terreni fertili. Per il 90%, 95%, anche il 98% delle persone una cava è una sfiga, no? Perché che ci fai se non ti cacci fuori le pietre? Per un progetto di permacultura potrebbe essere tantissima roba, ma proprio tantissima roba. Potrebbe essere, ora ti tiro là senza progettarla, senza niente, potrebbe essere il punto proprio di raccolta, ad esempio, di tutto l'organico che esce fuori dalle potature delle piante di un comune, che può essere convogliato lì, che insieme alla terra di scavo all'interno di un comune, quindi lì può essere ammassata, compostiera finalizzata a produrre il nuovo terreno che dovrà essere, che potrebbe poi essere utilizzato per le sistemazioni fatte ad hoc grazie alla pietra che è presente nella cava. Quindi un bellissimo progetto a monte, tutti i terreni e tutto il vegetale che può confluire in maniera intelligente in questo, e preparare i grandi compost per poi ripienare le sistemazioni e tutto. Cioè, ci sarebbe a divertirsi. Per esempio gli alberi da frutta sono di cava, quelli che ho notato, che quindi alberi, non articole. Anche articole? Anche articole. Ah, assolutamente. Ma c'è dove pietra a pietra? Andiamo sopra. Se ce la fai fuori il suolo, che quindi avresti portato i sensi anche perché. Capito? Anzi, si partirebbe da una costruzione, se vuoi. Molto, molto interessante anche dal punto di vista progettuale. Anche perché a Molfetta, sempre qua vicino, c'è il culo. Il culo però non è una cava. Sì, però diciamo, è comunque una depressione naturale, dove c'è un microcosmo di tante specie animali, sì, e vegetali. Non so perché in italiano abbiamo scoperto che una dolina, un collasso. Un collasso, e quindi c'è come una conca dove c'è un sistema. Quello, allora, distinguiamo una cava da un sistema naturale. Il sistema naturale, nei migliaia di anni che sicuramente è successo, si riformano gli ecotipi classici, le poste, eccetera, quindi non è quello il caso. La vedo molto più intelligente fatta all'interno, come il recupero di una cava, che non andare a interferire su un sistema che comunque ha trovato un suo equilibrio. Invece dal punto di vista di recupero potrebbe essere una cosa molto intelligente. A volte le cose intelligenti fanno paura.
però se non ci fosse dietro questa preoccupazione, per il resto è tutta fortuna. Addirittura nei recuperi delle cave, normalmente le cave dismesse vengono obbligati i gestori a fare delle forme di gradonamento e di piantare anche lì un'altra volta le famosi pini neri, famose piante esotiche che non servono a niente. A quel punto sarebbe più intelligente sostituire delle piante improduttive con piante produttive. In Inghilterra stanno sostituendo da anni, o stanno progettando all'interno dei nuovi parchi, hanno sostituito le piante improduttive, quindi le esotiche, con piante da frutto. Inizialmente sembrava storcevano il naso, poi ora invece dov'è il problema? In tutto il paese. In molte parti. Ma lo stanno facendo anche in Italia, perché hanno visto che è più intelligente, no? Piantare un meleto, piantare dei meli all'interno di un parco, dov'è il problema? Quando è in fiore il mele è molto più bello di una carauca. Quando produce, c'ha le mele, no, le mangeranno un po' i bambini, qualche vecchietto, qualcuno che magari se le porta via anche la notte, che se ne frega, ma nel senso qualcuno ne gode, no? Poi quando sono, se è uno ci convergeranno 500 uccelli, 50 bambini e 30 vecchietti, ma se cominciano a essere tanti... Facciamo la conta dei vecchi, il censimento dei vecchi. No, a parte quello, cioè, è la classica banale frase: non ci manca la tecnica, non ci manca l'energia, ci manca un po' di sano cervello. Se si riattiva il cervello possiamo ottenere dei risultati non indifferenti. Ma torniamo al nostro progetto. Auricoliare, ma perché abbiamo diverse persone e dobbiamo rilanciare dei messaggi tutti comprensibili. Allora, le carte storiche anche possono essere utili, perché le carte storiche magari ci danno anche delle informazioni. Io metto attivazione dei terreni, poi mi scappa fuori l'anfiteatro romano sotto e quindi sapere dove sei, i vincoli architettonici, paesaggistici sono cose molto importanti. Io sto facendo un progetto nel Fiorentino, perderò 6 mesi perché per fare una recinzione, siccome è una zona a vincolo storico naturalistico, per fare una recinzione non solo al Genio Civile ma vale belle arti, e a Firenze prima che ti rispondano passano 6 mesi per fare una recinzione, palo e rete, non un escavatore, bomba a mano, trick e track e chi più ne ha più niente. Quindi ci sono poi all'interno di questa mappa che esce fuori con tutta la sovrapposizione delle mappe, avremo delle zone, cercheremo di focalizzare quello che interessa fisicamente a noi. Quindi ristringiamo, no? Andiamo sul nostro. Sempre però un occhio aperto a quello che ci circonda, perché la permacultura è il sistema, quando te guardi l'elemento, ma lo guardi cercando sempre di vedere quello che ci sta intorno. Ieri abbiamo fatto un esempio, abbiamo visto una pianta, l'abbiamo vista come si guarderebbe normale, poi l'abbiamo cercata di vedere in un complesso di sistema e abbiamo visto che si apre uno scenario. Non è più una semplice pianta, no, anzi non è più una porzione di pianta, ma vedi tanta roba di più. E così dobbiamo fare lo stesso. All'interno del nostro sistema andiamo a vedere quelle che però, fare distinzione fra quelle che sono le cose naturali, quindi presenti da lì perché nessuno ci ha messo le mani oppure l'ha fatto tanti anni fa, che a noi ci sembrano naturali. Le nostre piante, anche le piante quelle che consideriamo autoctone, spesso non lo sono, nel senso i romani hanno modificato l'Italia per le loro aspettative, no? Il castagneto da frutto, i nostri castagneti, tradotto in soldoni, la maggior parte sono di derivazione indiana, importati quale castagne o indirettamente o direttamente, e hanno comunque cambiato l'aspetto dei nostri castagneti. E pensate albicocchi, pesche, pomodori, ma anche gli arbore, no? L'albicocca e peschi vengono dall'Armenia. E non c'è, mi sembra, no, non mi sembra, sono sicuro, l'unico frutto veramente europeo è il mirtillo. Sì, quindi quando ci diciamo la nostra frutta, dipende quando intendiamo nostra, nel senso da come la collochiamo nel punto di vista storico. In realtà è un mix da tutto il mondo, capito? Quindi dice che le banane, no, tutto il resto, non soltanto le banane. L'albicocco è armeno, cioè non c'è un paesaggio nostro che non ci siano degli albicocchi, anche mandorli sono armeni, mi sembra. E comunque, sebbene che vada a Turchia,
I cereali sono tutti, la maggior parte della Mesopotamia. Noi abbiamo qualche fagiolo, qualche cavoletto, qualche radicchio, sembra, proprio italiano, italico, italico. Il resto di ciò che non è migliorato, ti parlo, non spontaneo. Ma anche l'olivo dicono che viene dall'Oriente. Mediterraneo, l'olivo è proprio mediterraneo. Da, ora che sia Tunisia, che parti dalla Tunisia o che parti dal Marocco o dalla Grecia o dall'Italia, non si sa. Gli stati, quando sono nate le piante. E quindi è italiano. Però che una cosa è certa è mediterranea. Questo qua è una caratteristica. La vinta anche la vinta è cioccolata europea e quella americana. Sì, sì, sì. Dopo quanto tempo si può considerare tra virgolette autoctona una pianta? Cioè l'olivo sarà pure della Tunisia, ma sta qua da. Ma anche l'olivo sta qua sono almeno 2000 anni, anche 5000 anni. Può considerare una cosa? Assolutamente sì. Nella classificazione botanica bastano 50 anni per dire che una pianta è tipica. Capito? Vabbè, poi in realtà quando io ho fatto il corso per la, sulla conservazione dei semi. Storica, scusami, tipica di più. Ah, ok. Sulla conservazione dei semi abbiamo fatto proprio, c'era questa mappa, che poi una mappa che si trova su internet facilmente, di dove hanno origine, dove hanno avuto origine storica, cioè le piante. I primi ceppi. Però in realtà il fatto di aver portato i semi in ogni parte del mondo non è, è stato un bene, nel senso che ha ampliato le varietà perché lì c'era il solito discorso di ibridazione, non ibridazione, eccetera, eccetera. Però moltissime piante magari che da una parte dove sono nate magari da un frutto minuscolo, senza porto, poi portati in altre parti del mondo, in realtà hanno portato dei frutti che poi oggi non consumiamo, quindi è anche rinforzato le specie. Allora, questa è la visione umanistica. La tua? La visione botanica è che noi siamo marionette in mano alle piante, e quali miglior modo per diffondere semi che non un animale che si sposta da un continente a un altro. Però poi a noi ci ritorna alla grande. Alla grande. La famosa confusione è la ricchezza della natura, no? Il disordine è ordine e natura. Cioè, quello che apparentemente, fondamentalmente, nella visione botanica, quella che dice che le piante sono le dominanti sulla Terra, noi siamo degli strumenti in mano alle piante. E se vogliamo, se si fa presto anche a dire che è così, perché anche che se ne dica, cioè noi pensiamo, siamo portati a pensare che noi siamo i dominanti della Terra. Da che punto di vista? Numerico? Basta un formicaio. Penso che l'unica sia la conoscenza, diciamo, di I nostri sensi sono poca cosa rispetto ad esempio alla pianta, al senso di una pianta. Le piante hanno 15 sensi, noi abbiamo solo 5. Ci fregano pure i sensi. Dal punto di vista di massa, la massa degli umani non è tanta roba. I lombrichi ci sovrastano quando vogliamo. E noi mangiamo meglio. No, cioè anche lì ci sono classici riferimenti di ecologia, di biologia, eccetera, che ti dicono che fino ad oggi abbiamo sempre considerato la dominanza all'interno della storia della Terra in base proprio fisicamente alle masse. Quindi tanto era più dominante una massa rispetto a un'altra, quindi una razza, una razza in particolare, una famiglia, era quello più dominante. E c'è stata l'era dei dinosauri, c'è stata l'era chi ne sa chi ne può, eccetera. E allora non vorrei dire una cavolata, ma se andiamo a vedere nei confronto animali vegetali, la terra dovrebbe essere per il 99% vegetale, solo 99,5 addirittura, ma comunque anche se fosse 99 fosse 90 non cambierebbe, di materiale vivo costituito da vegetali, e lo 0,5 o il 5% animali. Segno evidente che chi è dominante sulla Terra sono i vegetali. Dalla Luna si vede un continente verde, non si vede un continente di elefanti, e quindi chiaramente la forma vincente dalla comparsa della prima forma di vita sulla Terra è la forma vegetale e non la forma animale. Se andiamo a vedere i sistemi riproduttivi, è chiaro che la forma di dispersione, quindi di, se vogliamo, di propagazione del proprio patrimonio genetico è a favore dei vegetali, ce ne hanno mille forme diverse, e
ci possiamo far rientrare anche in questa forma l'uso degli animali per diffondere semi, e in questo caso saremmo perfetti. Gli uomini sono gli animali più resilienti fino ad oggi, quelli che si spostano più in continuazione con una velocità estrema, e per una pianta il pensiero di poter diffondere il più lontano possibile il proprio seme è quanto di meglio possa esistere, e di conseguenza sono vincenti anche da questo punto di vista. Leggetevi quel libro che vi ho detto, Verde Brillante, è un libro di Stefano Mancuso, e è veramente interessante. Io comunque non lo farò subito perché è sicuro, però vorrei chiaramente poi quando metterò sugli appunti produrre una bibliografia, perché ogni docente ha trovato un Allora, andiamo a vedere gli elementi artificiali che sono presenti. In una città abbiamo più artificiale che naturale. Ritorna. E quindi dobbiamo prendere gli elementi volta per volta e analizzarli come devono essere fatti. Ad esempio, strade, frangivento, recinzioni, gli edifici, l'elettricità e le dighe, insomma, è una città più difficile, ma comunque sia tutto ciò che è di artificiale è presente in una città. In un muro, in un tetto, proprio fisicamente vanno analizzati le forme, le dimensioni, le altezze, la consistenza, gli scambi termici, tutti elementi che ci servono. Gli scambi termici sono utili, ad esempio, per la temperatura del terreno. I terreni spesso vengono a produrre poco o tanto, non solo per la questione fisiologica, cioè di costituzione oggettiva del terreno, ma in base anche alla capacità che hanno o meno di scaldarsi velocemente. Un terreno più si scalda velocemente e più è produttivo, se vogliamo. Perché? Perché per la fisiologia della pianta e per l'apparato radicale che abbiamo detto ieri, che è immenso, avere temperatura più alta nel terreno significa poter crescere più velocemente. Quindi i terreni che soffrono di ristagno idrico sono terreni che vengono detti freddi, perché l'acqua è un cattivo conduttore rispetto al terreno, e di conseguenza le radici avranno più difficoltà ad accrescersi. Capite bene che una pianta, per esplicare al massimo le sue caratteristiche, deve trovare la massima, diciamo, la massima crescita. È da lì che poi farà il grande frutto. Se io lo faccio in ritardo perché le mie radici trovano terreno duro, ma a volte anche, oltre che duro, anche bagnato e freddo, lo faccio con più difficoltà, arrivo più in ritardo a produrre e produrrò anche meno. Quindi un tetto caldo, un tetto freddo, in base alla costruzione, il colore, eccetera, fa differenza. Se vogliamo aumentare la capacità di maturazione, la velocità di maturazione, ad esempio, i muri non si fanno bianchi. I bianchi riflettono, però i muri scuri, ad esempio, accumulano calore che lo rilasciano durante la notte e facilitano anche le maturazioni, oppure la crescita. No, in Puglia dopo già avete un po' di caldo, e i tetti neri si fanno più volentieri, no i tetti, o insomma i muri neri si fanno più volentieri da me, oscuri. La terra cruda, mentre a Bolzano utilizzano molto di più il legno, cioè tutto, ma tutto contestualizzato. Ma molto contestualizzato, però capire che possiamo, in base a quello che abbiamo, avere delle informazioni molto importanti, sì, un tetto bianco riflettente, capite bene che quando arrivano le radiazioni comincia a sbattere una parte un'altra, ma per esempio per l'uva è favolosa perché da sotto c'è una maturazione, oltre che da sopra ce l'hai anche da sotto, non è un caso. Può essere un bene, può essere un male, può essere un bene perché matura di più e velocemente, può essere un male nel momento in cui abbiamo scelto di fare dei vini con una gradazione più bassa, più armoniosi, più precisi, e capite bene che invece quando il tasso dello zucchero va molto in alto hai vini da 18, 20, 25 gradi. Io mi ricordo quando 30 anni fa sono venuto nel Gargano, ho preso una sbornia con una caraffetta da mezzo litro di vino freddo di cantina, buonissimo perché sapeva di uva, ma il problema è che con mezza caraffetta, sbriaco proprio di fuori come una tegola, avrà avuto 22-23 gradi, era come bere un martini, insomma bersi un mezzo litro di martini tranquillamente, no? Allora, i colori, le dimensioni, le forme, l'esposizione, hai trovato? Ah, bene.
e tu praticamente con si chiama Geo Portale Nazionale, puoi andare sui progetti e scegli catalogo frane, catalogo progetto costa, incendi e nato, per esempio io ho cliccato su incendi e lui mi ha evidenziato tutti gli incendi che ci sono stati qua, questo è il parco della Serra d'Alta Murgia, è tutto bruciato negli anni. Ti dice fino a quando vengono, ci sarà scritto da qualche altra parte, ma non ho visto il progetto che allora vedi. Geoportale Nazionale, quello è clamoroso, no? Perché allora è www.pcn.minambiente.it, sempre indirizzo. Allora, quando voi andate, per esempio, no? Prima di andare proprio sul territorio a fare una visita, proprio che cioè non si può precettare in permacultura dalla scrivania, come abbiamo detto ieri, ma avere subito un riscontro del genere, capite bene che quando andrete là andrete a vedere i segni degli incendi da subito e andrete a scegliere fra il territorio quelli che sono a più rischio incendio, tipo la Collinetta, rispetto al fondovalle che notoriamente brucia meno, o a meno che non parta proprio da lì, ma insomma avete già dei riferimenti. E quindi nella progettazione la parola incendio è l'obiettivo, anche quello di progettare contro un incendio, vi entra subito dentro. Quindi le informazioni a monte sono molto importanti, ve l'assicuro, così come le carte geologiche, ma anche le carte anche delle acque, no? Quindi la presenza o meno di acqua, la profondità dei pozzi, tutte queste informazioni, più ne avete e meglio è, ma anche dentro una città. Quindi le recinzioni, le strade, gli edifici, eccetera, questo vale un po' per tutto e non vale solamente per la città, vale anche per un contesto extraurbano. Quindi vediamo ora di focalizzare all'interno della città quali possono essere le più importanti. I frangivento, ci sono dei muretti, ma anche dei palazzi che fanno da frangivento. Ci saranno all'interno della città zone sottovento e zone invece che sono proprio a diretto vento. E lì bisogna lavorarci, perché il vento, se da una parte è utile, da una parte può creare veramente delle grosse problematiche. D'estate è un problema. D'estate, quando l'insolazione è luglio-agosto, quando c'è una forte insolazione, è un grosso problema, perché il vento aumenta l'evapotraspirazione e di conseguenza occorre più acqua per compensare. Se hai più acqua per compensare, occorre che ci sia molto più terreno. Basta che ne manchi quel pochino, i tomi si chiudono, per evitare di rimanere senza, e ci sono colpi di sole e le piante possono anche morire con una velocità incredibile. Ok? Quindi il vento, laddove lo percepiamo, lo misuriamo e vediamo da carte, da profili, eccetera, che è troppo, va schermato. Con cui si scherma? In una città non possiamo fare la siepe frangivento. Non la possiamo fare. Una siepe frangivento in città non possiamo farla su un tetto, la possiamo fare in un parco. Possiamo dei topinangoli, mi stai dicendo, sul tetto. Infatti, nel tetto possiamo fare, invece di una siepe faremo dei sistemi. Ah, per siepe tu intendi proprio la 4 metri larga, 3 metri alta. Io immagino tutto tranne i topinangoli. Possiamo fare delle soluzioni alternative. Quali sono? Le migliori sono, per esempio, se dal punto di vista urbanistico sono comprese, sono i pergolati. Se sono comprese, i pergolati sono quanto di meglio possa esistere. Nei famosi orto, giardini, pensili, c'erano i pergolati, perché è un sistema, è riprodurre la foresta all'interno di un orto. È lo sviluppo in verticale, ma fra le mille funzioni c'è anche quella di rallentare il vento in cedenza, oppure guidarlo da una direzione a un'altra, o meglio ancora, in certe situazioni, guarda caso, che invece serve proprio per farlo convogliare in alcune situazioni. Quindi quando si va sull'artificiale, più che perdere tempo a piantare cipressi sopra ai tetti di trani, è più conveniente piantare da subito, mettere da subito delle strutture. No, ma immagino che non sia così. Sarebbe carino però, di là le chiappe. Ci sono degli alberi. Ma c'è qua sul porto, che esce fuori dal terrazzo. Fichi metterei io, forse, proprio lo vedo. Il territorio ti dice fichi, così guardando ti dice fichi. Fichi normali o fichi lingue? Entrambi, i fichi lingue è favoloso. L'India può fare frangimento, invece rischi? È basso, però ti può fare frangimento per un orto, non ti farà mai frangimento per situazioni più importanti. Ma io avevo paura, siccome le pale sono molto larghe, cioè rischi che te le butta giù.
no, 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 meglio ancora, perché i frangimenti più efficienti non sono quelli effetto muro, non sono quelli rigidissimi, i meglio sono quelli bucherellati, sono quelli dove viene rallentato, non bloccato, perché se io ho un frangimento modello muro, il vento mi arriva, batte, salta, fa la capriola, poi si avvita sotto, fa un effetto mulinello. Brava. Sì. E quanto tempo poi... a gestire tutto, preciso, e sai anche quando ti arriva, dove ti arriva l'effetto in margine e quindi dove puoi coltivare e si è visto che i migliori sono quelli che rallentano, perché se per esempio io faccio un frangimento di 2 metri rigido, per 10 metri ho l'influsso, ma se invece lo faccio permeabile io di un muro di 2 metri ce n'ho 40 metri di un flusso positivo, quindi la superficie su cui potete lavorare è molto di più. Capito? A volte sono rigidi perché in una città non è che possiamo metterci a fai fuori nei muri perimetrali, no? Magari dei terrazzi, quindi dobbiamo lavorare con quello, però magari aumentare, creare delle forme per attenuare questo ipotetico disagio, possiamo farlo. Le piante sono ideali per far questo, no? In questo caso una conoscenza ad oggi semplice ma poi sempre più approfondita delle piante che meglio possono vivere su dei tetti oppure su delle facciate, conviene farle. Anche le facciate sarebbero, cioè non possiamo farlo nel porto, no? Cioè mettere a verde una facciata nel porto è suicidio, specialmente se sono i palazzi antichi. Ma appena si esce fuori, nella periferia, negli acumostri, sarebbe molto bello e molto decoroso farle. E farete molto carino. Siete stati a Trento, in Mose? A Trento? A Trento. Cioè il mostro del Mose, non è un mostro, però bello, bellissimo, dentro è stupendo, quello di Renzo Piano, l'hai visto? Sì, sì. Sei stato su a Trento? Non ho visto diciamo, l'immagine fuori, dentro è bellissimo, no? Perché te entri dentro e ti vedi l'evoluzione umana e animale dal basso verso l'alto, vedi ci sono questi cervi che volano, le aquile, cioè un colpo d'occhio favoloso, Renzo Piano che insomma... Ah, l'idea è stupenda, è un po' impattante come sempre nelle grandi opere, perché l'ha fatto vicino a un castello del 1200, fra l'altro, ma proprio attaccato, 5 metri. E però la cosa che non è di Renzo Piano, che c'è lì accanto, è questa, è una struttura gigantesca, si chiama l'alberaia, era una prova di una progettazione se vogliamo molto di bioarchitettura molto avanzata, quindi c'erano sì gli edifici ma molto vetrate, molto piantumazione, quindi le veramente arboree arbustive nei terrazzi, c'è tanto verde, voleva ricopiare un po' la, se vogliamo, i giardini pensili, però molto troppo di facciata e poco nelle parti alte, però sei a Trento è anche comprensibile. Insomma, il risultato è venuto così e così, ma quello che è stato peggio è che l'hanno camuffato come questa opera di bioarchitettura venerinistica a dei costi talmente alti che non ci si è avvicinato nessuno. Anche lì ci vuole un po' di etica, ci vuole anche un po' più di rispetto. È molto tecnologico. Molto tecnologico, ma tanto alluminio, tanto vetro. E che c'è dentro? Erano nati come appartamenti, ma ora le stanno cercando di riconvertirli. Ah, nel senso che nessuno ha comprato l'appartamento? Il 10-20%, tutto il resto è vuoto. Ma appartamenti... Tanti? Sì, sarebbe stato lo stesso forse, però c'è modo e modo di fare le cose. Quando si fanno per conto suo, con una progettazione mirata al benessere delle persone, di solito non si fanno questi sbagli. Anche lì invece la grande speculazione hanno fatto questo mostro e poi alle persone non è piaciuto. Ma è tutto sempre così. Quando hanno fatto 10 km di pista ciclabile giù in Valle d'Itria, hanno speso su un percorso che dovrebbe essere dalla fine 250 km da Castel del Monte fino giù in Valle d'Itria, tutta la via dell'acquedotto, c'è un canale sopra per corrido, sterrato. I primi 10 km hanno fatto protocollo d'intesa per trasformare tutto in ciclabile. Però le trame facciamo i primi 10-15 km partendo dalla zona della Valle d'Itria, hanno speso 3 milioni di euro per fare 10 km. Minchia. Poi a dire che non arriveremo mai a infrastrutturare fino a Castel del Monte. Perché? Perché hanno sbancato. Magari proprio essendo dato di fiducia non hanno rubato.
però hanno fatto dei lavori che potevano non fare, cioè sbancare tutto, mettere lo stabilizzante sotto con sopra questo pietrisco sostenibile, cioè è costato un putiferio quando tu potevi lasciare il manto così com'era, fare una pulizia, iniziare a... Però mi è stato detto, vedi che l'acquedotto voleva sistemare con 12 km, cioè il discorso era quello, caduto dall'alto. Quando cascono dall'alto spesso funziona, non funziona, quando invece ripartono dal basso, quando la progettazione sarà partecipata e fatta da ognuno per il suo. Però le fanno le progettazioni da fare, non ci sono dei vincoli che ti obbligano poi a fare solo. C'entra un botto, perché ci sono i mezzi per la progettazione partecipata, però poi non c'è nessuna legge che obbliga a ascoltare. Ti ascoltano e poi fanno quello che vogliono loro. Però dicono in Europa noi abbiamo fatto la presentazione partecipata, poi però c'è delle cose che si potevano fare. Sì, questo è molto italiano purtroppo. Vabbè, facciamo una pausa velocissima. Sì. Lo stesso a quello si aggiungeva anche il fatto che hai già detto quando stava Sadiana, che hai già detto. Ecco a chi assomigliava. Facciamo pausa, dai. Velocissima. Quali sono?